Stampa immediata di ogni tipo al costo più basso di internet. Esempio di questo mese: 500 volantini, 75 euro. 1000 biglietti da visita, 31 euro. Riflesso: Corso Felice Cavallotti, 88, Asti. Telefono 0141 590425. Brutta avventura la scorsa notte per una prostituta normalmente di stanza in piazza Amendola. Un giovane albanese pregiudicato l'ha caricata in auto, l'ha portata a casa sua, non ha pagato la prestazione e l'ha malmenata. Poi l'ha ricaricata in auto e l'ha lasciata tramortita sulla piazzetta del santuario Madonna del Portone. La donna ha chiamato la polizia, ha raccontato l'aggressione subita. Nel giro di mezz'ora il malvivente è stato identificato e portato in questura. Deve rispondere di rapina, lesioni e guida in stato di ebbrezza. Sono inoltre in corso accertamenti sul suo permesso di soggiorno. Ed un commerciante astigiano lo scorso mese ha aperto un bar ad Alassio, lo ha rifornito di vini prestigiosi acquistati in una enoteca di Alba per un valore di 3.500 euro, ma non ha pagato, o meglio ha pagato con un assegno di un conto ormai estinto. Il titolare dell'enoteca naturalmente ha denunciato la truffa ai carabinieri che, in base all'esame delle riprese del servizio di sorveglianza dell'enoteca, ha identificato il commerciante astigiano e lo ha denunciato alla magistratura. E le forze dell'ordine stanno braccando l'avvenente bionda che ieri mattina si è rifatta viva con il trucco dello specchietto. Ha truffato di ben 3.000 euro prima un pensionato 72enne in corso Savona e poi una donna nei pressi dello stadio comunale. La tecnica è sempre la stessa: la donna al passaggio dell'auto finge di essere stata urtata dallo specchietto, blocca l'automobilista con piglio deciso e si fa risarcire l'orologio Rolex danneggiato che porta al polso. Gli anziani automobilisti ci cascano sempre, perché nella sua recita la donna prima invita i malcapitati a chiamare la polizia, ma poi suggerisce di aggiustare la faccenda con un prelievo in banca, altrimenti rischiano il ritiro della patente per aver investito un pedone. La polizia ha ora l'identikit della truffatrice, in quanto è stata ripresa da alcune telecamere e bionda, veste firmato ed ha 40-45 anni. 25 giornalisti della diocesi di Acqui Terme, in occasione della 46esima giornata mondiale della comunicazione sociale, la scorsa settimana hanno preso parte per il settimo anno consecutivo all'incontro con il vescovo Monsignor Pier Giorgio Micchiardi. Dopo 11 anni di conduzione della diocesi acquese, Monsignor Micchiardi, calando sul suo territorio le riflessioni del Papa nella lettera Silenzio, parole, fatti, ha annunciato che a Nizza Monferrato si ricorderà quest'anno il 140° anniversario della nascita dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. La casa madre delle 14.000 figlie di Maria Ausiliatrice ha infatti oggi sede a Nizza Monferrato, nello stabile opera della Santa Maria Mazzarello. Naturalmente si è poi parlato di comunicazione, soprattutto è stato tracciato un quadro d'insieme sulla situazione non solo sociale in cui ricade la diocesi, ma anche economica e soprattutto alle problematiche del lavoro. L'incontro si è tenuto al ristorante San Marco di Canelli con Don Beppe Brunetto a fare gli onori di casa e grazie al contributo dell'antica cantina sociale di Canelli. Ma sentiamo Monsignor Vescovo. Tutti gli anni, quando abbiamo l'opportunità di incontrarci, io mi prendo la libertà di fare qualche riflessione sulla vita della diocesi, perché mi pare che i giornalisti debbano conoscere anche questa realtà. Tra l'altro la diocesi è una delle istituzioni più antiche del territorio, conoscerla per poterla fare percepire meglio alla gente. Quindi io ringrazio di questa opportunità. E anche per oggi qui da Asti è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci alle prossime edizioni.
Stampa immediata di ogni tipo al costo più basso di internet. Esempio di questo mese: 500 volantini, 75 euro. 1000 biglietti da visita, 31 euro. Riflesso: Corso Felice Cavallotti, 88, Asti. Telefono 0141 590425.